Martedì 23 aprile, buonasera a tutti, buon inizio settimana e benvenuti nel salotto di promozione Abruzzo. Ciao Tiziano! Ciao, buona serata. Come Come? stai? Bene, tranquilla tu? Nonostante ieri sera bene, io non tanto, Esatto, sono molto dispiaciuto, incazzato nero. Vabbè, comunque il calcio è questo, accettiamo quello che ci ha offerto il campo, facciamo dai. i complimenti all'Inter per la Ma vittoria niente dello sia male. scudetto, Vabbè, anche se siamo ha milanisti, vinto però meritatamente, siamo però, ha vinto sportivi, dai. meritatamente, per l'amor del cielo, ci mancherebbe, però insomma, dai. Salutiamo i telespettatori interisti, E staranno l'epilogo festeggiando ancora. finale che non mi è piaciuto, vabbè, però accettiamo tutto, dai. Cosa hai fatto in questo weekend passato? Su quale Ma campo sei guarda, ne ho stato? approfittato, ho visto due partite, perché alle 3 mi sono gustato, bella partita, Montesilvano-Ponte Romano, un match clou pure di giornata, insomma. Bella, bella vittoria del Montesilvano, se vogliamo anche meritato, però non mi è dispiaciuto anche il Ponte Romano. Il risultato 2-1 giustissimo. E niente, poi alle 4 e mezza mi sono spostato a 5 km di distanza nel Campo Zanni, dove si sono sfidate, morte tua, vita mia, Turris e Cugnoli. Cugnoli. E ahimè, insomma, c'è stata questa disfatta del Cugnoli. Comunque poi ne parleremo in modo Poi ti più chiederò, insomma, di dettagliato. raccontarmi un po' questa partita che Sì. ha anticipato quello che sarà anche questa settimana, questo weekend. Poi lo vediamo insieme. Ricordiamo ai nostri telespettatori che possono interagire con noi sul numero WhatsApp che è in sovraimpressione 333-355-83. 88. Tiziano, andiamo a presentare gli ospiti di Certamente questa sì. sera. Sempre Abbiamo di con lusso, noi ospiti di alto Elenio Di rilievo. Filippo, ben rivisto. Grazie, ben Le vedo invitato. più riposato. Cosa ha fatto in queste Rilassato settimane? Più sempre. rilassato. No, diciamo che un po' i pensieri sono volati via, adesso ci rilassiamo un po' e siamo andati come sempre a seguire la squadra queste due partite che hanno concluso il campionato sia in casa che a Rapino domenica. Complimenti ancora per la Grazie, vittoria. Adesso progetti per il futuro? grazie. Ma adesso non è tanto nostro, ma bensì della società che si sta muovendo. Sicuramente ci saranno nuove entrate e di conseguenza già si sa che nel calcio quando arrivano altre persone si cambia tutto lo staff, giusto? E allora ci sta Quindi anche siamo in questa possibilità, attesa. siamo in attesa. Tra poco uscirà questa, comunque Però da parte tua ringrazio. c'è volontà di rimanere a Lanciano. Ma io penso che noi abbiamo fatto un miracolo. Lo ripeto con Tiziano, Sì. ci sentiamo, è stato veramente un miracolo. E questo devo ringraziare, martedì e domenica, prima partita, ho fatto un discorso ai ragazzi, siamo stati un po' ci siamo un po' commossi un po' tutti. Io l'ho ringraziato perché una stagione questa era proprio impensabile che Rimarrà nella finisce e storia. rimane nella storia veramente. Perché tante cose non si sanno neanche, però voglio dire, la fine è stata questa gioia Diciamo immensa. che per noi già è troppo quello che si sa perché siamo stati mesi, No, mesi e poi mesi infatti in c'è un questa discorso, telenovela. ecco, ci siamo, anche perché molta gente non ha capito neanche il valore della maglietta, che cosa Poi voleva dire. l'importante è che la città si è avvicinata alla No, squadra, visto guarda, che da tempo, insomma, lo dirò alla fine, ma si è se i tornati al tifosi, biondi. beh, a Rapino c'erano 150 tifosi, un po' È un siamo. buon inizio. Beh sì, diciamo, la pagina si è girata. Il libro è lungo, penso che chi verrà saprà sicuramente, già ha qualcosa di importante, sa che ha una tifoseria che è rinata, stima la squadra, vuole bene la squadra e oltretutto a noi ci hanno seguito dal 4 agosto fino adesso, senza mai volere in cambio per forza la vittoria. Questo penso che sia un grado di maturità che hanno dimostrato i tifosi lanciano, che sono veramente fantastici. Stai seguendo anche gli altri gironi un po', adesso Sì, ne parliamo vado a vedere. insieme, Sa tutto lei. commentiamo Infatti per dirti tu. insieme. No, io come sai, con Tiziano, io con Nicola e Ottavio
noi giriamo sempre, stiamo sempre. No, no, lo vedo spesso. Lui è coppia fissa, lui è d'Ottavio, ovunque c'è una partita importante. Infatti, molti Silvano e Pondo Romano sono stati insieme a D'Ottavio. Io, D'Ottavio è mio nipote Nathan, sì, siamo stati insieme. Sì. Beh, è normale che uno guarda, vedi, ci piace il calcio. Di conseguenza scoprire anche qualche nuovo talento, oppure qualcuno che ti può interessare per un progetto futuro. Sì. Abbiamo con noi questa sera il direttore sportivo del San Salvo, Gino Guerra. Buonasera, benvenuto Buonasera nel nostro studio. Grazie a tutti gli spettatori. Per la prima volta? Quest'anno sì. Quest'anno sì. È sì, un derby importante quello tra San Salvo e Bacigalupo, lo abbiamo annunciato nella scorsa settimana, è una vittoria altrettanto importante. Sì, diciamo che ci siamo tolti un peso, certamente l'ultima partita non volevamo, che è sempre un derby, sono una squadra a noi chiaramente anche amica, quindi era un dentro fuori che chiunque l'abbia vinta, quindi noi eravamo e siamo contenti, dall'altra parte si capisce, si percepisce anche il rammarico. È andata bene, non possiamo essere come Lenio che è già rilassato perché noi abbiamo domenica un altro impegno, ma siamo comunque soddisfatti del risultato e adesso la prendiamo come una gioia, come un gioco e vediamo quello che ci riserverà le prossime partite, le prossime settimane. Tiziano, speriamo le fare prossime settimane. Sì, dobbiamo fare i complimenti al San Salvo, l'abbiamo detto in queste settimane per il gran girone di ritorno. E hanno fatto quest'anno una cosa stupenda, meraviglioso. Tutto funziona a San Salvo. Questo poi, secondo posto è più che meritato. Sì, come no, strameritato. Poi San Salvo è una piazza importante dove si è fatto sempre calcio ad alti livelli, ti ricordi, no? Ai tempi di Pasquarelli, insomma, dicevo quest'anno, Marinelli, insomma, è una storia. Devo dire che loro la grande forza che hanno avuto è credere in un progetto dall'inizio, mi pare che Gino insieme al mister hanno cercato di cambiare pagina, questa per me una delle più grandi vittorie è questa, cioè loro hanno preso la squadra, cambiato tutto e i risultati hanno ragione. Ma guarda, io ho fatto se mi è concesso, chiaramente stiamo qua facendo due chiacchiere di calcio e di sport, no? Ho fatto una riunione con la società prima del Vasto Marina, perché la società nostra era comunque, secondo il mio punto di vista, stata positiva e il bilancio la società la doveva fare a prescindere dal risultato che poi sarebbe venuto domenica, perché un gol al 90esimo o un altro non deve buttar via quello che era stata la stagione, quindi consapevole di quello che si era comunque già realizzato, perché come diceva Elenio che conosce il nostro ambiente molto da vicino, si era partiti veramente da uno, ok? Un cambio totale, con ragazzi che sono stati con noi parecchi tempi, con giocatori importanti che sono andati via, facendo delle scommesse, non sto qui a dire quali sono perché sono sotto gli occhi di tutti, no? Quindi io ho voluto il lunedì scorso, prima della Vasto Marina, far presente alla società che comunque il lavoro era stato fatto. Ora è andato a buon termine, ci giochiamo un'altra partita e da qui oggi dobbiamo ripartire, indipendentemente da come vadano fatti i playoff. Sì, sì. Quindi si è creato un entusiasmo, lo staff tecnico, una società seria. Certamente questa società va ingrandita, va migliorata, va perfezionata. Vabbè, tempo al tempo, piano ci piano. Ci vogliono figure importanti, quindi sì, sì. Però, come dicevi tu bene, la base la piazza c'è, la base c'è, importante, c'è, per lavorare e crescere. Importante, quindi questo serve da auspicio per far sì che si possano avvicinare altre persone per far crescere il movimento. E c'è da dire che loro non giocano neanche non abbiamo lo stadio. Lo stadio che si è anche per sabato, domenica prossima, che sarà. Abbiamo una problematica perché stiamo trovando una location adatta per giocare. Sì. Abbiamo con noi questa sera anche Tiziano Mucciante, allenatore del Pianella. Lo ritroviamo dopo un po' di mesi. Come va? Tutto bene, grazie per l'invito. È andata bene, dai. È andata bene l'annata, quindi sono contento. L'obiettivo della società è stato raggiunto, quindi bene così. Iniziamo. Poi andiamo meglio nei dettagli quando andiamo a vedere, però ovviamente un'annata buona, abbastanza soddisfacente, Tiziano, fra
qualche problemino, qualche infortunio di troppo, insomma, e c'è però tutto sommato, come hai detto poc'anzi tu, l'obiettivo, il volere della società era una salvezza tranquilla, è stato pienamente raggiunto e tu hai fatto un lavoro, secondo me, importante, perché la squadra era una buona squadra, quindi non è che era eccelsa la panchina, insomma, numericamente a volte mancava pure qualcuno, un po' di, anche qualche giovane un po' più esperto, però tutto sommato te la sei cavata abbastanza bene per mantenere anche certi equilibri, insomma. Poi andremo anche per spulciare anche qualche pettegolezza. Prima di entrare nei immergerci in questi tre gironi di promozione e andare a vedere, parlare insieme di quelli che saranno i playoff e playout, piccola pausa pubblicitaria, ringraziamo i nostri sponsor e poi torniamo in studio. Ben ritornati in studio, stavamo un po' commentando, abbiamo iniziato a commentare quello che è successo, almeno ai protagonisti in studio, le squadre protagoniste in studio, quindi girone B, girone C, ma partiamo dal girone A, andiamo in ordine alfabetico, commentiamolo insieme, poi chiamiamo Francesco Scamura, così Francesco Scamura per il suo importante contributo, eh. Allora Tiziano, ti devo fare una tirata di orecchie, perché ti ho detto, mi raccomando, è l'ultima schedina. Ci ho azzeccato o no? Sì, è andata malissimo, ma è andata malissimo. Mamma mia. Nel girone A ne hai prese 3 su 7. Quante? 3. Su 7. 3 su 7. Ma comunque ci sono stati risultati impensabili, dai, su, andiamo ad analizzare, che ti devo dire, il Varano che vince contro la Fucense, santo Dio d'amore, cioè chi sono... Poteva immaginare, sì, nel calcio tutto ci sta, per l'amor di Dio, complimenti al Varano, però la Fucense è lanciato così per le alte sfere della società, per giocarsi il primo posto, playoff e quant'altro, ha perso in casa. Hai preso le X praticamente, perché il Varano l'avevi sbagliato, perché avevi messo la vittoria della Fucense. Poi, però guardiamo Panuatria X, l'hai presa, e San Benedetto Venere, San Gregorio X, l'hai presa, queste poi il Montoro, meno male, era già... Vabbè, il Montorio ha vinto meritatamente, perché è stata la più continua con i risultati, a parte l'ambiente che ha la sua valenza, a parte la squadra costruita in modo egregio. Sì, ne abbiamo parlato la settimana insomma, scorsa insieme al presidente. Aveva qualcosa in più delle altre, l'abbiamo sempre detto, che stava in pole position, no? Io vorrei dire una cosa, due settimane fa... Lo dico sempre, lo segui tu, il programma del Belve? Ti è venuto l'intercalare. Il programma del Belve, lo segui? La amo lei, per me spettacolare, lei è la migliore che io abbia conosciuto. Per dire. Esatto, senza che filtri. Vuole aspettare. Allora, due settimane fa, quando insomma il Mosciano ha vinto il campionato, io per sbaglio ho detto per 10 minuti complimenti al Montorio che ha vinto il campionato, e tu hai detto questo sarà di buon auspicio per il Montorio. Difatti. Quindi ringrazio. Hai visto? Cioè hai azzeccato in piedi. Ma San Gregorio, San Gregorio e Fucense, allora saranno un po' arrabbiati. Sicuramente, beh, sì, però sì, è stato defaianza, uno scambio di lettere. Cioè, indubbiamente San Gregorio penso che vinceva a Montorio 3-0, si è fatta recuperare 3 gol, quello è stato determinante secondo me, a livello anche mentalmente, mentale è stata secondo me una brutta botta, perché questi poi sono, ma sono partite che qua, vabbè, abbiamo anche due ospiti che hanno giocato al calcio di un modo e di un altro, quindi è vero Guerra che le partite secche conta molto il leitmotiv mentale, come ti presenti, con la voglia, con avere una forte personalità. Difatti ho sentito le interviste di Paolo Giordani, l'allenatore della Fucense, e lui si è lamentato, dispiaciuto più che lamentato, che l'approccio mentale non è stato delle migliori, quantomeno non si aspettava. Giocatori bloccati con le gambe, giocatori. Guarda, ti porto delle esperienze personali anche in spareggi per salire in interregionale o altro. No? L'allenatore può raccontare tutto quello che vuole durante la settimana, poi è il giocatore stesso se questa qualità ce l'ha, se si concentra di suo, se è capace di giocare certe partite o. Abituato. Se è abituato, se ce l'ha nel DNA. Ci sono, come dice Allegri, giocatori di fascia, no? Quindi ci sono quelli che non gli dividi niente durante la settimana e arrivi
alla partita, non l'hai visto per niente durante la settimana, è capace che ti è sembrato anche svogliato e poi caccia la prestazione anche all'ultimo secondo. L'abitudine, quindi a giocare, lei devi saper livelli, giocare. Ed era un tasto che io in settimana con alcuni dei miei ho toccato, perché per noi era chiaramente già uno spareggio anticipato, no? E quindi vai a toccare quei ragazzi, quei giocatori. I tassi giusti, la password. Li vai a stuzzicare per metterli già pronti. Devo dire che la squadra ha reagito. Deve fare da psicologo, importante. Ah, quella è la cosa più importante. Però basta avere in un gruppo un paio di leader che si trascinano gli altri. Quindi in un gruppo è importante avere due o tre persone con carattere forti anche mentalmente. Poi cosa ne pensi così di questo Tiziano? Perché io ho sentito dei mister che sostengono: no, non voglio avere leader in campo perché altrimenti la squadra non ascolta me, magari la mia personalità viene. E altri mister invece che ragionano così. Tu cosa ne pensi? Sì, i leader contano, la grossa griffa in mezzo al campo ci vuole se vuoi vincere i campionati. Per vincere i campionati ci vogliono giocatori forti, altrimenti non lo vinci. Poi è la bravura del tecnico che deve cercare, deve essere una sorta di psicologo, di fratellone verso questi leader, confrontarsi, capire insomma quella è la retta via per andare avanti, una sorta di collaborazione tra le parti, perché poi se ci vai a scontrare con i leader è un guaio. E qua ci vuole l'allenatore che ha giocato a pallone, l'allenatore che ha una certa esperienza, perché sa come confrontarsi con un leader, con un giocatore. Come dici tu, sempre tu, l'allenatore, il direttore sportivo deve aver giocato a calcio. Sì, perché chi non ha giocato, che vuoi fare? Sì, può fare quello che può fare, ma mentalmente non riesce mai a entrare nella testa di un giocatore, uno che non ha mai giocato. Deve essere, perché, come dice lei, secondo me deve essere anche psicologo. L'ho detto, cioè psicologo, soprattutto capire. Psicologo, capire chi c'è di fronte e come trattarlo per trarre dal giocatore stesso il più possibile, farlo arrivare al massimo. Gino Guerra, che fa il direttore sportivo, ma ha giocato, quando entra nello spogliatoio al volo già capisce, guardando gli occhi dei giocatori già capisci, Gino, il giocatore che problema ha, se sta sereno, se sta incazzato o gli tremano le gambe, perché hai giocato. Il vantaggio è cercare di capire, quello è anche durante la settimana o durante un periodo, sì, no? Sì. Poi riguardo all'allenatore che vuole o non vuole leader, no? Colui, quell'allenatore che non vuole leader, non lo è neanche lui non stesso. Non lo è neanche lui, perché a FIFA, perché a FIFA e quindi non ha personalità. Noi abbiamo fortunatamente, devo dire, anche uno anche abbastanza perché troppo non leader. Ha personalità, soffre quindi la grossa presenza in mezzo al campo e non va bene. Però ci vuole un capobranco, ci vuole. Poi il direttore sportivo, la società stessa che gli sta a fianco, come fa Elenio, deve tamponare, deve mantenere un equilibrio tra quello che si può dire e quello che non si può dire. E quindi la fa il filtro. Comunque, se delle volte ci sono tutti questi elementi insieme danno, ma io 2 anni fa ho visto l'escalation che ha fatto Casal Bordino nelle ultime 10 partite, la 28-10. L'ultima partita, che era quella che giocava per lo spareggio, mentalmente in dubbio l'allenatore, c'era il leader, c'era, non mi ricordo, il centrocampista, una squadra forte, però in quel momento se non ti scatta il feedback non c'è, non può fare niente, perché la giornata, abbiamo detto, ti faccio un esempio anche, io ho visto la San Gregorio, no? Gli highlights, che quello da 40 metri ha tirato, ha fatto il gol all'incrocio dei pali, la partita, ecco perché Gino diceva con la Bacigalupo, no? Cioè l'ultima partita è difficile avere, perché tu puoi giocare bene, non riesci a fare gol al 90esimo, il calcio è così, poi il calcio è malandrino, oppure giochi 90 minuti all'attacco, rovesciamente di fronte, un autogol, hai perso un campionato, ti giochi la vabbè, in questo caso loro, e ti voglio dire, stiamo parlando pure a Pera, loro hanno fatto secondo meritatamente perché sono stati là. Come penso che tutte e 4 le squadre del Girone C che hanno fatto i playoff si sono meritati. Questo ne parleremo dopo. Il discorso allenatore, e poi parliamo di questo. Adesso andiamo sulla classifica del Girone A, perché abbiamo al telefono Francesco Scamura. Ciao Simona, buonasera a te, un saluto a Tiziano e agli ospiti presenti in studio. Ciao Francesco. Ciao Francesco, come ti sento bello, come ti sento bello. Grazie, Tiziano.
Che partita hai visto domenica? Francesco, ti preannuncio che Tiziano ha preso 3 risultati su 7, quindi non è andata benissimo. Ma io ricordo la famosa chedina di Lauducci, dove erano più i risultati presi che quelli sbagliati. Comunque non è nuovo a questo tipo di, insomma, di pronostico Tiziano. È giusto. E quindi... quindi so che sono più le volte che, insomma, che indovina che quelle che sbaglia, quindi certo. Sta perdendo colpi un po' anche tu, Simone. Ma no, dai. Allora, commentiamo insieme quest'ultima giornata di campionato e poi andiamo a vedere quelli che saranno i playoff e i playout, così ci spieghi un po' e entriamo nel dettaglio di tutto, sì, il meccanismo. Sì, guarda, dispiace per quanto successo l'ultimo turno alla Fucenza di Trasacco, che praticamente è arrivata veramente, come si dice in gergo, a un passo dalla luna, perché insomma era lì pronta a giocarsi quantomeno lo spareggio con il Montorio. Purtroppo io ho avuto modo di sentire il tecnico Gianluca Giordani della Fucenza, altro ha fatto che non confermare ciò che io già avevo pensato. È stato probabilmente un blocco mentale di qualche calciatore che magari forse ha sentito troppo la pressione o la responsabilità di una gara così importante. Poi Simona, in gare così credo che sia la testa a comandare più delle gambe. Sì, ne stavamo parlando proprio adesso in studio del fattore psicologico, di quanto sia importante che l'allenatore sia uno psicologo e verso i ragazzi, e insomma può succedere arrivati a quel punto in una partita così importante. Sì, ma faccio un esempio, io ricordo la passata stagione il San Benedetto dei Marsi che arrivò ad un passo dall'eccellenza, perché uscì sconfitto dal pareggio contro il Celano. Ai playoff il contraccolpo si avvertì subito, tant'è che insomma la prima gara fu subito eliminata. Come diceva, ho sentito il direttore prima, il fattore psicologico ha il suo peso, e purtroppo all'interno di una squadra, quando ti viene a mancare sempre, parlo sempre a livello mentale, il leader o coloro che insomma che trainano, purtroppo diventa più difficile. Poi è chiaro che ho sentito anche il dirigente del San Salvo, l'allenatore durante la settimana può dire tante cose, ma poi in campo vanno i calciatori. Andiamo a vedere la grafica playoff, playout, partiamo proprio da questo girone A. Chiedo a te di spiegare il meccanismo, anche se l'abbiamo detto tante volte in questi mesi, però insomma chi meglio di te ci può spiegare tutto molto questo? Molto emblematico. Sì, allora domenica San Gregorio, in virtù del miglior piazzamento in campionato, ospiterà tra le mura amiche l'Angizia Luco, la vincente. Non so se al termine dei 90 o in caso di parità dei 120, poi andrà a affrontare nella finalissima del raggruppamento la Fucenza di Trasacco. Per quanto concerne invece i play-out, il Varano, insomma, che proprio sabato scorso ha espugnato il comunale di Trasacco, se la vedrà col piano della Lente. Il Pizzoli, insomma, andrà a ricalcare quello che è in eccellenza per la Sant'Egidiese, quindi direttamente alla finalissima playout, che in virtù del terz'ultimo posto giocherà fuori casa, attenderà la perdente del match tra Varano e Piano della Lente. Sempre poi tornando ai playoff, ogni vincente di ogni girone poi andrà in un triangolare, insomma come la passata stagione, triangolare dove già è sicuro di partecipare il Penne, che in virtù del distacco di 20 punti che ha avuto a fine campionato sulla terza in graduatoria già è sicuro di partecipare. Tutto chiaro, Francesco? Hai qualche domanda, Tiziano? Complimenti, Francesco, è stato molto chiaro. Niente, volevo chiedere anche, diciamo, un contributo, ecco, sul San Gregorio, questa debacle dell'ultimo mese, Francesco, di una squadra, di una società che hanno fatto grandi cose in questi anni e poi così scivolare nell'ultima parte del campionato, penso che sia dispiaciuto un po' a tutto l'entourage della società.
Sì, ho avuto modo, Tiziano, di parlare anche con la dirigenza, lo Stato Maggiore del San Gregorio, c'era grande rammarico, ma più che per due gare fondamentalmente, che sono state quella di Montorio e poi quella contro il Pizzi, che ho proprio insomma seguito da vicino avendo fatto il servizio. Purtroppo con il Montorio è classica partita, secondo tempo andato male, con il Pizzoli complice anche qualche errore arbitrale, insomma adesso non è che vogliamo crocifiggere. Sì, va bene, ci mancherebbe, però insomma diciamo che gli episodi chiave non sono stati a favore del San Gregorio. Un San Gregorio che, ribadisco, 24 calciatori in rosa, ben 14 sono under. Quindi un buon lavoro della dirigenza, di S. Piccoli, De Angelis, tutte e cinque. Salutiamo tutti. Un applauso a loro, che hanno diciamo fatto il massimo, secondo me. Lì in vetta, possiamo dire, c'erano quattro squadre, proprio il San Gregorio, la Fucente di Trasacco, l'Angizia Luco e il Montorio, i cui valori, bene o male, sono molto simili. Ha vinto il Montorio, complimenti, ma secondo me un plauso va fatto, ecco, già ai già citati Nerazzurri e soprattutto anche alla formazione dell'Angizia Luco, che insomma ricordiamo non più tardi dell'anno scorso era riuscita a mantenere la salvezza dopo la finalissima playoff. Francesco, quindi cambiare anche mentalità, Tiziano, sai meglio di me che non è facile. E comunque, per chiudere, penso che sia anche il pensiero di Simone dei presenti, il San Benedetto Venere, insomma, era partito molto bene. Diciamo da tempo ci si aspettava molto di più. Esatto, vero? È stato pure... imbottita anche di ottimi giocatori il San Benedetto Venere, lo sappiamo benissimo. Lo puoi dire tu chi annovera il San Benedetto, Tiziano, io ti dico una cosa, San Benedetto Venere probabilmente è il giocatore qualitativamente più forte del girone, che è Giuseppe Catalli. Insomma, un certo signor Catalli. Sì, ad per oggi, dirne uno, in eccellenza, addirittura non nel campionato di promozione, è l'uomo negli ultimi 15 anni con maggior numero di assist, ben 19. Sì. Catalli probabilmente ha raccolto durante la sua carriera, a mio avviso, meno della metà di quello che avrebbe potuto fare. Lo testimoniano i gol oltre 22 della passata stagione, i 10-12 di quest'anno. Parliamo di un calciatore di una squadra, parliamo di un giocatore, cioè giocatore vero con la in tutto e per tutto, capisci? E poi ci sono anche altri giocatori, allenatori di alto livello, però insomma l'annata è andata così. Simona, grazie mille Francesco, ci risentiamo la prossima settimana e ricommentiamo insieme quello che è successo nella prima giornata di playoff e playout. Ciao Francesco. Grazie a voi Tiziano, grazie a te per l'invito, un saluto a te Simona e un abbraccio agli ospiti studio, complimenti al San Salvo, complimenti al dirigente del Miglianico e un saluto a Tiziano Mucciante per e all'allenatore del Pianello, lo saluto all'allenatore del Pianello, Mucciante. Esatto, no, lo ricordo per i trascorsi aquilani, quindi... Grazie. Va bene. Ci divertiamo, grazie Francesco. Mille. Ciao. Buonasera a tutti, ciao. Ci scrivono Elenio, attenzione, il San Gregorio non è andato in eccellenza per colpa degli arbitri. Sì, vabbè, effettivamente quella partita c'è stata quella decisione dell'assistente che ha un po' pregiudicato... quasi la partita, perché era sul 2-0. Adesso giudicare noi vedendo la TV, ma io penso che alla fine l'assistente non penso che sia abbia dato questa abbia segnato, alzato la bandierina per una decisione così. Assolutamente ovviamente no. Poi le sviste ci stanno in Serie A, in Serie B, in Lega Pro. Era da parlare. Cioè effettivamente da vedendo dalla TV sembrava dentro. Certo, però poi da lì. Poi. Facciamo un pronostico su questa prima giornata di playoff e playout. Te la senti Tiziano? Molto difficile perché... Stai mettendo le mani. No, e le partite secche esulano un po' dalle partite del campionato. Lo so.
Però proviamoci, tanto vediamo la grafica, non costa nulla. Andiamo sui playoff e playout del girone A. Ola Paola spacca. San Gregorio Angizia Luco. È difficile. Vabbè, qua dobbiamo giocare la doppia per forza. Non è in di che campionato. Senso la doppia? Mi devi dire chi passa. Chi passa? Non si gioca la doppia, dice uno o due. Uno dobbiamo giocare. Qui ti stavo dicendo io. No, la partita si è giocata. No, io voglio sapere chi passa. Chi passa? Appunto, dipende da chi vince, la stessa cosa ti sto dicendo. Ma la doppia non... Non ha senso. Non ha senso vivere, passa sempre San Gregorio. Chiedo prima agli ospiti. Vai, mo ci penso, vai. Elenio. San Gregorio o Angizia Luco? Angizia Luco è un'altra squadra che fuori casa va sempre bene, fa gol, però penso che il fattore campo sia determinante su San Gregorio. Direttore, il fattore campo è determinante? Sì, però bisogna vedere anche il livello della squadra, quindi... Non conosco perfettamente le due realtà, ma vado per storicità, quindi voglio dire Angizia Luco. Spero che qualcuno poi di Angizia mi dica per San Salvo storicamente. Ah, ma c'è da dire, San Gregorio c'ha due attaccanti di livello Mazzaferro e il Nero. Molto forte. Okay, e c'è un altro attaccante che verrà, io l'ho visto a San Vito. Ragazzo di colore questo. Di colore qua. Veramente. Quello grosso, non ricordo il nome, mi sfugge. Sì, molto bravo. Di colore veramente bravo. Sentendo quello che stanno dicendo, dico San Gregorio. Tiziano? Mi dai le percentuali, cioè se no. San Gregorio e te diciamo Angizia così 2-2. Allora, se io ti dicessi, no, per esempio, 55% di possibilità San Gregorio e restante. No, mi devi dire una squadra tra San Gregorio e sei cattiva, guarda, non te lo perdono. Non te lo perdono. Vabbè, andiamo per San Gregorio, vai. Convinto, però io volevo dare qualche chance di percentuale anche alla Città Lugo, perché comunque è una squadra di lignaggio. Vabbè, andiamo avanti. Varano Piano della Lente. Varano Piano della Lente. Queste sono due squadre terramane buone squadre, però insomma, è pure qua lo stesso discorso. Quindi per percentuali niente, sei cattiva, sei cattivissima, me lo segno, Dico, sei da 30 anni nel calcio, le percentuali vuoi? Dimmi la squadra che passa. Vabbè, ma io conosci valuto, tutto, io sei un'enciclopedia proprio. Non vado all'avventura. Vabbè, mettiamo Varano, dai, su, perché il fattore campo. Elenio, sei d'accordo? Sì, non conoscendo, penso che il fattore campo sia determinante. Anche va perché bene. C'ha due risultati su tre. Prima di andare nel girone B ci scrivono: non è vero quello che dice Lauducci, Sacchi non ha giocato a pallone ed è stato il miglior allenatore d'Italia, Zeman non ha mai giocato ed ha vinto. L'eccezione non conferma la regola, l'ho sempre detto, ma anche perché parliamo di dilettanti, non tocchiamo la Serie A, anche Sacchi non ha mai giocato, io parlavo di dilettanti, parliamoci bene. Poi è ovvio che ci sono anche giocatori che hanno vinto campionati del mondo, scudetti, Coppa Campione, faccio alcuni nomi. Pirlo non mi sembra un grandissimo allenatore. Cannavaro, che dovrebbe andare all'Udinese, sì, non mi sembra che sia un fenomeno di allenatore. Per cui delle volte è completamente diverso. Va bene, andiamo nel girone B. Qui ne hai prese 3 su 7, non te lo perdono perché il girone B lo conosci a memoria. Girone B. Andiamo sui risultati prima. Vai, okay. Prima di parlare insomma dei playout. Sì. Andiamo sui risultati. Fontanella e Mutignano è terminato a 2-0, Lauretum Penne 2-1. A proposito di questo, mi sa che abbiamo qualche immagine. Sì, del Lauretum abbiamo delle bellissime immagini. Ringraziamo anche la società del Lauretum e il suo presidente Antonello Delle Moniche, ci ha mandato un contributo, diciamo un bel link della festa in campo dei suoi bravi. Guarda un po' che tifo, guarda un po', spalti pieni. E intanto possiamo anche commentare la partita, Simona, che dici? Vediamo un po'. Una bella tifoseria. Sì. Da quanti abitanti fa? Loreto? Sì. Beh, Loreto è un sbaglio con tutte le contrade, penso sulle 8.500, sì.
È abbastanza grande, insomma. E vabbè, guarda un tifo, di altri tempi proprio. Una coreografia, vabbè, ci tenevano tantissimo a questa salvezza e l'hanno raggiunto soffrendo in tutto il campionato, insomma, avendo avuto anche molte vicissitudini, no? Sì. Giocatori chiave, infortunati per diverso tempo, comunque sono sempre riusciti a cavarsela nel miglior modo possibile. Poi alla fine, ecco, c'è stata questa bellissima partita, un derby tra l'altro. Quanti chilometri di differenza? Penne Loreto? 7 chilometri, molto vicino. Quindi una partita molto sentita, però è stata molto bella. Grande fair play da parte di tutta la cittadinanza, da parte di tutti i tifosi, sia di quelli di Penne che di Loreto, e anche in campo. Ha vinto il Loreto per il 2-1 perché aveva l'adrenalina a mille, diciamo, le motivazioni erano talmente diverse da quelle del Penne, che il Penne ha fatto secondo meritatamente, giocando un grande calcio pure, aspetta questo triangolare, ha fatto riposare un po' nella prima parte del primo tempo qualche titolare per poi schierare gli altri nella seconda parte, però ecco, nulla toglie all'impegno e alla voglia, all'abnegazione che ci ha messo l'Auretum, che poi ha vinto con pieno merito questo big match e si è salvato meritatamente. Quindi facciamo i complimenti più sentiti sia da parte mia, anche dai presenti, all'Auretum per questa importante e meritata salvezza. Tiziano, mi racconti tu Turris Pescara Pugnoli, che è terminata 4-1, tu qui avevi messo X. Sì, guarda, è stato una debacle, è stata una sorta di caporetto da parte del Pugnoli, perché è finita un po' la motivazione, non ho visto più quell'adrenalina, quella passione che si è vista nella prima parte. Non avrei mai detto all'inizio impensabile vedere il Pugnoli ai play-out. Poi che vuoi, anche un po' la panchina un po' corta, ha avuto anche l'ha fatta anche da padrona, perché ieri mancava ancora Di Nardo, l'uomo migliore della formazione, che stava si è operato di appendicite. Sono stati un po' sfortunati, molto con sfortunati, perché poi se gioca al completo il Pugnoli è un'ottima squadra e l'ha dimostrato nella prima parte del campionato. Poi appena manca qualcuno, e insomma la panchina numericamente non è che era molto assortita, e hanno pagato dazio. Certamente non ho visto, si sono impegnati, però ecco, la Turris è stata molto più motivata qualitativamente, aveva qualche giocatore un po' più importante, ma soprattutto un po' più in forma, e c'è stata questa sconfitta che alla fine ha pesato come un macigno. E domenica sarà un'altra partita, un'altra storia, una sorta, come ho detto la settimana scorsa. Quindi, quindi secondo te dopo questo 4-1 Turris Pugnoli si giocherà Pugnoli Turris, sarà tutta un'altra partita? Sì. Come le hai viste le squadre? È ovvio, in virtù del risultato è innegabile che ho visto meglio la Turris, ha giocato bene, ha fatto gol, ha preso due traverse, insomma c'ha De Angelis in grande spolvero, Sparvolo, idem, Sheriff, insomma, c'ha una rosa che attualmente non vale quella posizione. Ci siamo sempre domandati perché, come e quando la Turris ha rischiato i play-off. Questo è vero, però non ci aspettavamo neanche di vedere il Pugnoli in questa situazione. Anche del Pugnoli. Il Pugnoli, ragazzi, se ricordate, è stato per tre quarti del campionato, secondo, terzo in classifica. Mister, cosa ne pensa di queste due formazioni? La Turris ha rischiato non di fare i play-out, ha rischiato anche di retrocedere direttamente, perché se non fa risultato e vince il Morro d'Oro retrocede la Turris. Sì. Dal Pugnoli non mi aspettavo che arrivasse a ciò, perché comunque sono 10 giornate che sta super giù. 9 sconfitte consecutive, 9. È ovvio che qualcosa che non va. C'è qualcosa che non esatto. va, e devono ritrovare un po' la forza loro, la grande mentale, forza anche qui loro un discorso era mentale, la forza sì. del gruppo che li portava a fare dei risultati. Poi
oltre a fare il risultato, il cugno, diciamo, nella prima parte, ha giocato anche un gran calcio, ragazzi. Giocava bene Simona. Loro riuscivano a vincere in casa e vincevano chiunque fuori. Cioè, ha battuto tutti. Nel poi in casa è difficile, loro i playout li fanno in casa, che il campo loro è sempre un campo difficile. Quindi... Io sì, ho parlato poi con, insomma, con la società, il presidente, e domenica giocheranno alla morte, come è giusto che sia. Speriamo che sia una bella partita, un bel incontro, e poi vinca il migliore. Certo che ha una chance importante il Cugno di giocare in casa. Domenica sì. È stato anche un gap, secondo me, il campo grande, perché... Il campo Zanni è un aeroporto e rispetto al campo loro sì. le distanze, perché un discorso è vero quando giochi nel tuo campo standard, che conosci le distanze, anche a livello come ti devi muovere, il colpo d'occhio, e là si sono persi un po', il Cugno spesso e volentieri si è allungato come una fisarmonica, capisci? E là c'è voluto anche molta gamba, ci voleva una preparazione diversa, nel senso, a livello hanno toppato un po' anche fisicamente, che alla fine erano un po' stremati, raga, e ci hanno messo tutto, hanno giocato qualche occasione buona, il Cugno lo ha avuto, non è stato, diciamo, però è stato più la Tunis, è stato più bravo e ha vinto. Vuoi fare mister, che partita è stata Pianella Mosciano? Una bellissima partita giocata da entrambe le squadre, potevamo segnare e andare in vantaggio noi come loro. Meritavamo qualcosa di più visto le occasioni, ci dispiace solo per non aver chiuso con una vittoria e casomai fare una beffa al Mosciano, che comunque non ha mai perso, e faccio i complimenti perché comunque è una squadra veramente costruita bene, con un allenatore bravo, giocatori forti di categoria superiore, quindi hanno strameritato di vincere il campionato. Questo pari avete fatto contento Lauducci, che aveva messo X, almeno ha preso almeno una è buona. No, ma io grosso modo poi vi dico una cosa: campionato in Serie D per me lo vincerà l'Aquila. Adesso lo dico, ma l'ho sempre pensato. Adesso il Teramo. Una volta Lenio Lauducci mi faceva le buste, insomma, promozione, eccellenza, Serie D, a ottobre con la vincente. Poi ha detto, vabbè, non mi sbilancio più, adesso vince l'Aquila. Ci sono perse le buste. E allora, ecco, dico l'Aquila, ero convinto anche del Teramo. Là è stato, va detto velocissimamente, è stato un grande Paolo D'Ercole, direttore sportivo del Teramo. Lui i primi acquisti, da persona intelligente qual è, da grande capiscitore, che saluto perché ci segue, che ha fatto lui? Ha preso le migliori punte in circolazione. Dos Santos, Rey, De Giglio, Traoré e Santi Rocco. Cioè, male che va, butti la palla davanti nei momenti critici di una gara e succede sempre qualcosa. Là è stato magic, e ha vinto il campionato. Insieme pare che hanno fatto tutti quanti 120 gol. E là è stata la vittoria del Teramo. Poi aggiungiamo anche altri reparti di alto spessore, per l'amor di Dio. Però lui è stato bravo, perché per vincere il campionato ci vogliono i goleador. I primi acquisti devono essere le punte. Perché tu giochi, poi non viene finalizzato il lavoro che svolgi durante una partita. Ci vuole soldi. Già, ci vuole soldi. Ci vuole soldi. Vabbè. Questa parte è normale, che ci vogliono i soldi. Paolo è bravo. Però diciamo, Paolo è stato un grande. Ha tanta esperienza da vendere. È stato un grande. Ha fatto 20 gol. Anche lo stesso Ciccorelli, che ha fatto. Ha messo le punte, i primi acquisti, e poi pian pianino ha pensato al resto. I numeri del Mosciano: 66 punti, 20 vittorie, 6 pareggi, sì. Sconfitte 0, gol fatti 61, confrontando gli altri gironi, 66 punti. Montoglio 56 punti, tantissimo. 16 vittorie, 8 pareggi, soltanto 2 sconfitte, 61 gol fatti e 30 subiti. Il Montoglio. Il Miglianico, insomma, c'è stato quella
quel periodo o no. Lanciano, però, Tiziano, ti prego, abbiamo fatto una battaglia un anno intero. 50 Lanciano, punti, papi, non so pochi, 50 punti. 15 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, gol fatto 49, subiti 28. Però se non ci fossero state quelle problematiche, non lo ripetiamo perché poi andiamo nella noia, nella retorica, avrei fatto lo stesso cliché del Mociano, penso, il miliardo lanciato. Posso dire una cosa, che adesso io siamo andati a vedere parecchie partite, bisogna dare atto che le squadre tipo Francavilla, San Salvo, Bacigalupo, sono squadre che erano state costruite ortora, cioè io adesso non so il livello, io ho visto un paio di partite, il Penne sono andato a vedere, e io per esempio ho visto una partita a Villa Mattoni che all'inizio non sembrava una squadra di un certo livello, ho visto un'altra squadra, adesso mi dico, ho visto la Turris, dal girone C quest'anno secondo me a differenza dell'anno scorso, no, comunque stata... alla lunga sì, ma la squadra tutte e tre i gironi sono stati belli da seguire, da gustare. All'inizio si pensava che il girone C non fosse come quello della A o quello della B, poi alla lunga si è rilevato anche importante. Perché bisogna dire che c'è il fatto che, non so prima se si è spiegato un po' male per le retrocessioni, è particolare il fatto, infatti abbiamo spiegato la zona playoff, adesso spieghiamo bene la parte retrocessioni. Quest'anno con tante retrocessioni le squadre si sono tutte attrezzate per fare bene, cioè la gente ha speso i soldi ricordiamo che nel girone A sono retrocesse Virtus Baresciano e Amiternina, nel girone B Morro d'Oro e Santomero, e nel girone C Altino e Villa. Mister? Io ho fatto tutte e due, l'anno scorso stavo al C, ho allenato il Miglianico proprio, quest'anno il B, io posso dire che il livello tra i due gironi è un po' più alto il B, vuoi perché secondo me spendono molto di più, c'è molto più, io per quello che vedo proprio, io l'ho visto sia l'anno scorso. Beh, l'anno scorso c'erano due squadre però troppo superiori. Come ci sono più giocatori, anche la Bacigalupo c'era. Però quest'anno io ti dico che sinceramente io che vado a vedere il girone B, è vero che avevano queste due squadre, Mosciano e Penne, perché Penne è una corazzata, diciamo la verità. Beh, forte. È forte, no? Visti due volte. Se non trovavi Mosciano, Penne è quasi a livello del Mosciano. Il Penne, secondo me, come giocatori e come però rosa, non ha una rosa all'altezza, una rosa di 20 giocatori. presi dopo, però all'inizio io ho visto le prime partite, non è che mi ha tanto entusiasmato il Penne. Mosciano è fatto da 20 giocatori. Penne all'inizio è partito malissimo, sì, infatti pensa che dopo la partita che hanno vinto con noi, anche non meritatamente, in difficoltà, hanno cambiato, è stato lo stimolo, non hanno più hanno riperso l'ultima partita con una partita domenica. Sì, ma dopo ecco perché dico che fondamentalmente vedi, anche a dicembre che inizia un altro campionato, ti faccio l'esempio di parlo, Francavilla ha preso l'attaccante, stava da noi, Criscolo, e gli ha fatto la differenza. Il San Salvo ha preso giustamente come si chiama, Colitto. Un ragazzo che ha fatto sempre l'eccellenza. Noi abbiamo preso Farindolini, abbiamo preso Gazioso, che eravamo tutti infortunati, Cellucci. Orlando. Ti dico una cosa, se tu vai a vedere la Turris, i giocatori della Turris nel girone C, forse quei giocatori ce l'avevate a Lanciano. Ma io guardo che la Turris l'ho vista. Ma quando ci sono dei problemi, i problemi in casa ci sta. Un secondo, dobbiamo andare in pubblicità, piccola pausa pubblicitaria, ringraziamo i nostri sponsor e poi torniamo in studio. Bentornati in studio. Stavamo commentando anche a telecamere spente la differenza tra i tre gironi, girone A, girone B, girone C, l'abbiamo discusso tante volte in queste puntate. Allora, nel girone B non si giocheranno i playoff perché, come prima ci ha spiegato anche Francesco Scamurra, il Penne è già in finale al triangolare. Quindi commentiamo quelle che saranno. Vi chiedo di non chiamare sull'iPad perché io non posso rispondere al telefono dal numero WhatsApp.
Commentiamo quelle che saranno i playout. Nel girone B si affronteranno Cugnoli, Turris Calcio e poi Favale Rosetana. Elenio, quale sarà la finale? Beh, questa mi dispiace, sarei molto contento se il mio amico Rudy D'Amico riesca a vincere questa partita e fare la finale, e nello stesso tempo vincere anche la finale e salvarsi per un rapporto di stima e di amicizia. Però è dura, eh. Giocare a un Cugnoli, che io sono stato a Rapino, che mi dicono che un po' non sono mai stato a Cugnoli, il mister mi dice che è un campo, però bisogna dire che la questione di motivazione, se però il Cugnoli trova quella grinta, quella guarda, voglia, io sono stato a Rapino, che l'ha sempre contraddistinto, può anche vincere. È vero che questo campo, bello, l'erba non è male, è meglio quello, no, che il Biondi, il campo del Rapino, però loro riescono a giocare bene col loro modo di gioco, sapendo che è stretto, gioca vuol dire che provano, hanno questo gioco bello e alla fine riescono a fare il risultato, perché è una delle squadre insieme a San Salvo che ha vinto più partite dentro casa. Poi ne parliamo del girone C. No, volevo dire appunto Favale Rosetana. Ma non conosco le squadre, questo forse... Andiamo dal mister, Cugnoli Turris e Favale Rosetana. Sono tutte partite difficili, la Turris ha più qualità rispetto al Cugnoli, dipende sempre dall'atteggiamento che ci avrà il Cugnoli. Se è quello dell'ultimo periodo, Turris, è normale, però è tutto da vedere, mentre Favale Rosetana sarà una bella partita. Io Tiziano, non mi aspettavo che vinceva. Ma dove andrai? Probabilmente a Cugnoli, tempo buono permettendo, perché no, poi devo decidere, però penso che siano delle buone probabilità. E dico, l'osservazione che ha fatto Muccianti per quanto concerne la Turris l'ho azzeccato in pieno, perché mentalmente sta molto meglio, l'ha dimostrato domenica, hanno giocato un buon calcio eccetera, però il Cugnoli dipende, dipende il loro destino da loro stessi, perché il campo è decisivo, la grinta, la voglia, se ci mettono la cazzimma giusta dei bei tempi può anche vabbè vincere. Non ti faccio esprimere su questa partita, parlami di Favale Rosetana. Vabbè, può vincere il Cugnoli, ah, vabbè. Se ritrovano quello che era il Cugnoli di un mese fa, dei tempi d'oro, può vincere benissimo la partita. Favale Rosetana, vedo il Favale, vedo il Favale, sì. Bene, sei stato breve. Parliamo con il mister del futuro del Pianella. Come no, come no. Allora, mister, ti vedo tutto bello, preciso, soddisfatto di quello che è stato il tuo egregio lavoro. Ecco, per quanto concerne adesso, vabbè, anche se è un po' presto, qualcosa c'è in attesa che se eventualmente il grande visionario, il nostro mitico presidente De Leonardo, ti dovesse chiamare, gli dirai di aspettare oppure gli potrai dire sì, mo vediamo. Dobbiamo sempre parlare, si deve sempre parlare. Ancora presto, sedersi insomma a tavolino e vedere tutto. Giusto. Anche se hai vestito, secondo me, un'ottima squadra, Pianella, nel senso che 5-6 erano la conferma dei più importanti dell'anno scorso, più il portiere che è arrivato. La panchina era quasi di tutti i giocatori bravini, locali, poi di Leonardo, insomma, capace in questo senso perché capisce di calcio, ha portato 3 giocatori di alto lignaggio, insomma, la campagna acquisti si è svolta tra te e lui e avete allestito una squadra buona, avete fatto veramente una gran bella figura. Rimpianti penso che non ce ne siano, insomma, perché tutto sommato, dai. Allora, rimpianti potevamo avere tanti punti in più e ne abbiamo lasciati parecchi per strada per disattenzioni nostre, io non parlo di fortuna, sfortuna, c'è sempre qualcosa che non va, se prendi in 5 partite gol tra il 90esimo e il 95esimo vuol dire che qualcosa, noi a Mosciano vincevamo fino al 92esimo 1-0, abbiamo perso 2-1 in 3 minuti, quindi c'è qualcosa
ognuno si deve fare le sue colpe, però potevamo fare qualcosa. Con la società il presidente ti sei trovato benissimo, perché il presidente, mi ricordo, ha portato Mandrone, Di Gioacchino e Petre. Ultimamente... Sì, c'è stato veramente un bel rapporto di collaborazione fra te, allora, di Leonardo, parliamo, e... Parliamo del presidente, che è una persona che è stata sempre nel calcio, sì, sa di calcio, conosce tutti, si sa rapportare sia con i giocatori che con l'allenatore, e mi sono trovato non bene di più. Poi insieme a lui mi sono trovato benissimo con tutti quelli della società, da Gianluca Di Nicola, da Dino Luciani, Dino, sì, Dario, tutti mi posso fare qualcuno. Allestire la squadra non è stato difficile, perché era già quasi fatto, insomma, i sei riconfermati, insomma. Sette undicesimi praticamente, esatto, sono quelli dell'anno scorso. Quindi, la mano tua del presidente, insomma, è stato... letale, ottimamente. Sono stato fortunato ad avere, esatto, una squadra che comunque vuoi o non vuoi mi ha seguito, esatto, ed è stata con me quindi fino alla fine. A dicembre hai passato un mesetto un po' così, si vociferava Mucciante sì, Mucciante no, stavi qualcuno che poi magari ti stava remando contro, no? Forse Io mi rapportavo sempre con il presidente, che è la cosa più importante. Sì, ho avuto sempre la piena fiducia da parte sua e della società, quindi... Il resto sono chiacchiere? Saranno chiacchiere, normali. Grazie Mucciante. Ci scrive Mario Lauducci, un plauso a Tiziano Mucciante per quanto fatto a Pianella, è stato un training per te, adesso è il momento di volare e di provare in altre categorie al di fuori della promozione, ne hai la capacità. Ci proviamo, signor Mario Lauducci, ci proviamo. Poi c'è Pietro Mucciante, il nipote di Tiziano, che lo saluta. Grazie, ciao. Come mai non nominate il direttore sportivo del Pianella? Io come non l'abbiamo nominato? Tutti. Non l'abbiamo nominato in altre situazioni. Adesso non c'è l'opportunità, perché stiamo parlando d'altro, per l'amor di Dio, si figuri. Va bene, poi un saluto alla nostra dirigenza, dalla squadra allievi del San Salvo, e un saluto al mio grande amico Tiziano Mucciante. Buona trasmissione da Michele Felice. È un grande, ciao Michele. Le stesse domande. Allora, ci ha scritto anche Guerra, ci deve dare delle lucidazioni, insomma. Vai, sì, vai, prego. Ci ha scritto Nico Peca. Siete sicuri che stavo dicendo regolamenti esatti sui playoff e playout? Allora, ricapitoliamo. Per quanto riguarda i playoff, ripetiamo quello che ha spiegato prima, sì, Scamurra. Si farà un triangolare, il PEN è già in finale, nel girone C, adesso andremo a vedere chi si affronterà, nel girone A una tra San Gregorio e Angizia Lupo andrà in finale sulla Fucenza, e la vincente andrà al triangolare. Chi vince il triangolare? In eccellenza. È in eccellenza, quindi zona playoff chiara. E andiamo a spiegare anche la zona playout, perché dato che l'anno prossimo ci sarà il ritorno a due gironi, sono retrocesse due direttamente, adesso cosa succede, Elenio? Adesso per esempio in questo tipo di girone B, come abbiamo, andiamo, no, rimaniamo, nel, più, rimaniamo nel B. Adesso c'era, mi pare, Cugnoli Turris, Favale Rosetano. Chi perde retrocede. L'altra partita, Favale Rosetano, chi perde retrocede. Poi si fa la finale. La finale, quindi in totale quante squadre retrocedono? Dovrebbero essere sono retrocesse direttamente. Dopodiché Favale fanno la finale, faccio un esempio, Turris Rosetana. Chi perde retrocede, va a giocare le altre con le altre che hanno fatto la finale playout negli altri due gironi. E quindi su una tre cosa infinita fino è un triangolare, due retrocedono e una si salva. Ecco perché non è una cosa, sì, che
che dura. Nel frattempo è iniziato il processo di Biscardi e anche la semifinale di Coppa Italia, Lazio-Juventus 0-0. Poi ci collegheremo con Milano. C'è il tuo amico anche in maglietta bianco-nera. Tiziano. Quanto mi è antipatico, ma quanto è brutto pure. Allora, andiamo nel girone C, Allora, qui ne hai prese 5 su 7, quindi è andata meglio. Andiamo a commentare insieme i risultati. Allora, c'è stato questo match tra Casolana e Atessa, che si affronteranno anche domenica prossima per i playout. Ha vinto la Casolana per 4-1, qui avevi messo 1 Tiziano, quindi ci hai preso. Che mi dici di queste due formazioni? Ma là l'abbiamo detto velocissimamente che aveva un'efficienza vitale il fattore campo, e così è stato. Ecco, magari il risultato è stato un po' troppo pesante per la testa, che lo ritengo anche una buona squadra, discreta squadra, buona diciamo, ecco, però il fattore campo della Casolana ha avuto un suo motivo importante, ecco, ai fini del risultato. Direttore, Casolana, Atessa? Le abbiamo incontrate, sono due squadre complicate da incontrare. Come diceva Tiziano, secondo me il fattore campo ha fatto la differenza, perché a giocare a Casoli non è mai semplice, hanno degli attaccanti strutturati, fisici, tecnici, e giocare su quel campo che è un'erba sintetica un po', diciamo così, quasi al limite, e giocare in casa della Casolana è complicato, quindi il risultato ci sta tutto a un certo punto. Elenio, vittoria del Lanciano 1920 contro il Francavilla 3-2. Ma questa è poi la sorpresa della... anche perché Francavilla si è giocata una grande possibilità di far secondo, sì, secondo posto. Però dico, aggiungo una cosa sulla Casolana, sono 4 partite che la Casolana sta giocando sempre bene. Beh, sì. Con noi ha fatto una partita a San Salvo. È stato azzeccato il cambio allenatore. C'è stato anche, vedi, il problema più grande, c'è stata una rivoluzione interna. Hanno levato l'allenatore che appare... La cosiddetta scossa, no? La scossa c'è stata. È stata, sì, importante, perché a Francavilla non meritava da perdere. Con noi ha fatto una partita straripante. Vabbè. Con noi siamo riusciti a segnare 90 e oltre, dopo loro erano passati in vantaggio. Però, perché ci ragazzi, alla fine hanno avuto pure un'occasione, sì, diciamo pure che vuol dire che la casa, però c'era. Il Lanciano e il Francavilla si è giocato, però il Lanciano è una squadra che cioè questi giocatori che hanno preso, cioè 6 giocatori che stavano anche all'inizio del campionato, cioè non è una squadra, non so, io è l'unica squadra che non conosco. No, c'ha buoni giocatori, adesso poi non, tecnicamente non valida. Valida, poi grintosa, mi pare che ogni partita c'è 3-4 ammonizioni, un'espulsione quasi. Non mi posso Casolana, perché non ci possiamo scrivere, no, perché Lanciano. Però voglio dire, è il risultato un po' più la sorpresa della giornata. E invece parliamo del Rapino. Ma guarda, che partita è stata? È stata una bella partita. Cioè, effettivamente noi adesso siamo stati troppo in vacanza, però l'abbiamo approcciato bene. E loro hanno questo campo che mi devo anche scusare, perché quando sono venuto parlavo della Rapina, perché non c'era mai stato, me l'hanno detto, campo brutto, allividi. In realtà l'erba è stata curata, non c'hanno mai fatto allenamento. Sì. È anche uno stimolo, secondo me, per qualche società che vuole fare un ritiro là. Non è male, sia per l'altura. C'è anche un bel hotel e loro hanno, cioè per loro è importante giocare là, ecco. Sono bravi, l'allenatore è bravissimo, direttore sportivo, non sì, ti dico, ma è tutti i dirigenti. Facciamo veramente ancora i complimenti, perché no, guarda, terzo io non me posto in classifica, sono sorpresa, stati eccezionali. Sì. I numeri contano. Sono una squadra insieme a San Salvo che ha fatto più punti dentro casa, e che vuol dire che onore a loro, perché chi vince tante partite dentro casa vuol dire che sfrutta nel miglior modo. Hanno fatto le cose perché per loro il campo è un po'. Sì, infatti al primo posto San Salvo e il Rapino, e poi al secondo posto l'Ortona. Infatti, però devo dire complimenti a tutti i dirigenti che si sono comportati benissimo. Forse soltanto il terapista, che è meglio che lo levano, perché è una persona di disturbo. Chi è? Il loro fisioterapista.
persona, non so, non in modo, lo dico perché non so, ho fini sulla lingua, persona che non è adatta a quella società. Chiusa parentesi, senza polemica. Senza polemica. Velocissimamente, Simona, se mi consenti, spezzare sì. anche una lancia in favore di Diego D'Amelia, perché ha lasciato comunque una casolana ben allenata e ben messa in campo, insomma, ha fatto un ottimo lavoro che il tecnico nuovo ha ereditato, quindi facciamo un plauso a D'Amelia e i complimenti al nuovo tecnico della casolana. E San Giovanni Teatino Ortona 1-1, io saluto la società dell'Ortona e faccio ancora i complimenti per tutto quello che hanno fatto nel girone di ritorno. Merita tanto, perché effettivamente c'è stato questo exploit impensabile. Guarda, Ivana ci ha messo la grafica della Juventus che ha segnato. No, c'è la Lazio. La Lazio che ha segnato, non ci vedo da qui, Tiziano, perché sa che insomma siamo contenti. Ci ha dato mio nipote e mio genero, quindi sicuramente va bene. Sono incazzati. Ecco. Torniamo a noi, quindi ancora complimenti all'Ortona e per quello che ha fatto in questo girone di ritorno. No, perché poi ci sono andati, gli è andato grosso modo tutto male, insomma, giocatori che non hanno approcciato bene la stagione, diversi infortunati, pareva che dovesse Simona cadere in mondo, finire il calcio a Ortona, vero? Poi tutto d'un tratto hanno rimesso le cose a posto, Ortona, quel che è acquisto, si sono ricompattati, società importante e molto simpatica, e niente. Complimenti e basta a questo punto all'Ortona per questo esplosivo. Per oggi basta. Per oggi. Fino a sabato. Ma comunque si assomigliano. Posso dire insieme a San Salvo, perché loro hanno, San Salvo è un grande presidente, due grandi presidenti, come lo stesso Ortona ha due grandi presidenti. Ha ma guarda che hanno fatto, se c'è ragione, penso lo stesso percorso. Sì, più o meno. La differenza che posso dire che loro hanno Ginetto Guerra che è più bravo di Donino D'Orazio, come perché... E io lo so, dico sempre la verità, comunque posso dire, l'allenatore è una persona eccezionale, segretario eccezionale. Io ho incontrato Luciano ieri a Vasto, abbiamo mangiato un po' la pizza insieme, ma loro di una correttezza unica. E questo, cosa ne pensate dell'allenatore dell'Ortona? Bravo, Ortona. Ma una persona anche corretta, anche perché ogni sua intervista è pacata, non è mai polemico con gli arbitri, non è mai polemico con la squadra avversaria. Molto distaccato. Questo fa vedere, è un ottimo allenatore. Ti racconto, li abbiamo incontrati, li incontreremo fine settimana, a proposito dell'allenatore, no? Li abbiamo incontrati 2 settimane fa. Ed ero in campo a guardare il mio riscaldamento, poi per deformazione o per controllare l'avversario, mi sono spostato nel vedere il riscaldamento prepartita dell'Ortona. E devo dire che da lì si vede che è una squadra organizzata, allenata bene, organizzata, quindi questa cosa non è un po' mi disturba riguardo a sabato, perché so che incontriamo una squadra dal blasone ed è organizzata, sa la partita che deve fare, quindi dobbiamo stare molto attenti. Però a proposito di allenatore, avevo notato questa cosa per deformazione. Queste capacità. Sì. Ma la società, ricordiamoci, dopo che ha perso con il Villa, la società si è fatto quadrato con l'allenatore, parlavamo prima con il rapporto fra allenatore, dirigenza e presidenza. È stata perché là si sono chiusi, si sono compattati, hanno fatto guscio nei suoi confronti, l'hanno mantenuto e hanno avuto ragione. Non so quante persone, quante società avrebbero potuto in quel momento esonerare l'allenatore, perciò un applauso, anche se però diciamo che San Salvo è San Salvo, come abbiamo detto, la squadra che dentro casa vince sempre, sarà una bella partita. Sarà sicuramente una partita da vedere. Bellissima, San Salvo-Ortona. Parliamo del derby, l'avevamo anticipato insomma ad inizio trasmissione, San Salvo-Bacigalupo che è terminata 2-0, io
avevo dato fiducia al San Salvo, ma anche Tiziano, perché la Bacigalupo un po' in questo girone di ritorno, insomma, ci si aspettava qualcosa di più. Sì, non so cosa è successo nello specifico, ma mi ricordo che all'inizio trasmissione, nelle prime puntate, si parlava del Lanciano, ma si parlava della Bacigalupo come favorita. Gli ospiti ne parlavano spesso. Poi si è iniziato a parlare della forza del San Salvo, quindi non avevo dubbi su questa vittoria. Che partita è stata nello specifico? Allora, la prossima volta che non hai dubbi mi chiami, così la settimana la passiamo tranquilla. Io non avevo dubbi, ma neanche Tiziano su questo. Quindi, insomma, nella scorsa puntata avevamo commentato. È stata una settimana chiaramente come possono essere tutti i derby. Poi la partita di per sé è stata meno traumatica della settimana trascorsa, perché poi l'abbiamo dominata, ecco, sostanzialmente l'abbiamo dominata, il risultato non è mai stato in discussione, al di là che noi avevamo anche dalla nostra il pareggio per passare il turno. Chiaramente la vittoria ci fa sì che siamo arrivati secondi, un risultato già di per sé, come dicevamo all'inizio, importante. Però è stata una partita dominata, ma in discussione, gestita alla grandissima, preparata benissimo dall'allenatore tutta la settimana, diciamo, da tutto il contesto della società, da tutta la tifoseria. Diciamo che abbiamo fatto gruppo sia in campo, dove il mister è lì che è attento a tutte le sfaccettature della settimana, e noi dietro abbiamo mantenuto quello che è un rapporto, e quindi diciamo che è scivolata bene, con l'ansia chiaramente di un derby, ma se la vado a rivedere adesso con la tranquillità è andata bene. Poi, attenzione, sì. Ho visto le immagini, devo fare un complimento pazzesco a quel ragazzo che ha fatto il gol di tacco. Che ha fatto anche il primo. Mamma mia! E quello è stato uno di quei ragazzi una punizione della tre quarti, proprio ben calciata. Non è che è stato un caso che magari ha tirato sulla gamba, come si dice, due angoli e pallino, e ha fatto gol. Però ci ha tirato di tacco, un gol strepitoso. Voluto, quello voluto. Che non è stato fortuito, voluto, bravissimo. Tipo quello che fece Inzaghi a quei tempi, ti ricordi, no? Ma tu bellissimo, Mancini, ti ricordi? Però lui stava all'altezza del calcio di rigore, dal dischetto. Sì, sì. Proprio, stava quindi. Vabbè, che lo provi in allenamento sicuramente. Stava a 10-11, Simone, a 10-11 lui metri dalla porta, ha fatto un gol di tacco spettacolare. Vi faccio un applauso. Come si chiama questo ragazzo? Buon anno. Ecco, allora, ci scrivono da San Salvo. Buonasera, spero vivamente che condividete pubblicamente il mio pensiero, certo. Il signor Lauducci è sempre molto prevenuto sul San Salvo e quasi sempre ci dà quasi sempre per morto, non ne riconosce i meriti del lavoro fatto e riscontrato con i risultati. Non parlo di oggi, ma in generale. Aspetta, rispondo prima io. Sì. Devo dire che non so se il telespettatore ha seguito tutte le puntate, ma addirittura in un periodo attaccavano Lauducci perché non dava merito al Lanciano, ma dava merito al San Salvo e alla Bacigalupo. Ricordi? Vedete tutte le puntate, non è vero, non è vero. Forse magari, non lo so, magari avrei fatto qualche commento, adesso poi, non ricordo. Allora, però sono limpido, sono così come sono. Cioè, in quel periodo, quando il San Salvo ha stentato un attimino nell'ingranare, a mettere certi po', non potevo dire il San Salvo può arrivare dove è arrivato. Poi pian pianino, mi ricordo una partita con l'Altino. Si sono messi a posto nella squadra con qualche acquisto, stanno dimostrando di essere adesso una squadra importante rispetto all'inizio di stagione, e va detto e va menzionato, e io lo dico con tanto piacere, che il San Salvo farà fino alla fine il suo dovere, ma non ne ho mai parlato male assolutamente, perché se tu non mi conosco, Gino Guerra mi conosce, ho tantissimi amici a San Salvo, lui lo sa, è storico le mie presenze a San Salvo, quindi mi fa piacere se le cose adesso vanno non bene, ma vanno benissimo, ecco. Direttore. No, devo dare atto a Tiziano, che vabbè, chiaramente ci conosciamo da tanto tempo, quindi non l'ho mai visto ostile verso i nostri colori, quindi se c'era da criticare probabilmente l'ha fatto nel momento in cui anche noi stessi l'abbiamo criticata la squadra, quindi ma criticare c'è stato. Ma non sì, no, ma c'è stato un momento di assestamento, perché l'allenatore era nuovo, il giocatore era nuovo, c'erano capire anche società, allenatore, giocatori, poi pian pianino ognuno ha conosciuto ognuno, che io ognuno devo si è messo tutto a posto, e quindi alla fine. Esatto.
Allora ci scrivono. L'evidenza non si può mai negare, sì, quando le cose vanno bene, che le cose vanno, quando vanno meno bene. Certo. Non è che posso dire Allora, così. buonasera a tutti gli ospiti, un saluto speciale a Tiziano Mucciante da Massimo Reale. E poi, buonasera, tante sono state le critiche sia alla Casolana sia al Castelfrentano per la decisione di cambiare l'allenatore a poche partite dalla fine del campionato, ma purtroppo parla sempre chi le cose non le sa. Non so a chi si riferisce, però io conoscevo entrambe le situazioni nel dettaglio, infatti non avevo commentato. Le partite di domenica sono state la dimostrazione che il cambio allenatore a poche partite dalla fine del campionato è servito ad entrambe le squadre, per chi ci crede fino alla fine. Si riferisce a te, secondo me. E io rispondo, il calcio è così, è bello perché non c'è un depositario ben definito della verità e il giudice insindacabile è sempre il campo. È normale che noi, io, perlomeno io Simona, che è la conduttrice, io sono l'opinionista, Era una battuta, no, Tiziano. ma no, va detto, per l'amor del cielo, uno fa una previsione e poi le cose vengono un Ma po' un attimino quando sfasate. La succede. Roma, che ha passato il turno in Coppa agli anni del Milan, ha preso tre pappine dal Bologna e chi se lo poteva aspettare? Il calcio è bello Ma per guarda, quello. Tizia, secondo me quando succedono anche queste cose, non dico che sia premeditata, ma c'è già un re Ma precedente, entrambe quindi le era già situazioni c'erano nell'aria. comunque tante motivazioni dietro. Per esempio, io ne ero a conoscenza, ma non ho commentato, insomma, Ma lo che poi sapevo nel pure dettaglio io. non bisogna No, ma non andare. parlo. Quindi, magari quando hai fatto Parliamo il di commento, calcio, si non parla di avevi calcio e basta, neanche, sì. insomma, ascoltato Bisogna il mister. vivere le Quindi, situazioni no. delle squadre per giudicare il perché una società decide Certo. in un certo momento il Ma campionato di poi cambiare. certi cavoli extracalcistici, no? Se poi ce ne fossero stati o meno, a me non mi interessa attualmente, io cerco di fare opinione, Valutiamo. valutare, una volta ci azzecco, una volta sbaglio, di quello che vedo, che sento e che vedo soprattutto, e giudico perlomeno quello che è. È stata una partita accesa Altino-Castelfrentano che è terminata 0-1. Ma sinceramente questa è stata anche per me una Sorpresa. partita sorpresa, perché giocare a Altino è veramente, non per, anche perché è un campo molto grande, sembra, ma diciamo che è una sorpresa, perché l'Altino secondo me o ha sottovalutato, io ho molta amicizia col mister Dalò, non l'ho chiamato pure per non buttarlo ancora giù moralmente, però siamo sempre là, la partita è decisiva. È Certo che così. adesso giocherà con Lanciano a Sì, Lanciano, adesso. è dura. Tutto il Vabbè, contrario di tutto, 2015 San Vito, Simona, insomma, è stato un anticipo, nel ma non calcio, diceva ragazzi, tutto niente al il contrario di campionato. tutto. Comunque un plauso a San Vito lo dobbiamo fare, che fa Sì, finale Coppa assolutamente d'Italia, sì. vuol dire che il A presidente chi? Catenale San Vito. con San San Vito Vito. fa un. Come no? All'amico Cioè, Catenale, a anche tutta San se Vito. In bocca ha al fatto un lupo, un bel applauso a campionato. Elenio, poi ci dicono che parliamo sempre di Catenaro, che invitiamo No, ma in sempre. realtà Catenaro è No, un'istituzione. era una No, io battuta. devo dire, no, a prescindere, è sempre Una persona sicura. disponibile Catenaro, educato e rispettoso verso la mia persona, verso Telemaco, Posso dire una eccetera. cosa? È Quando stato uno lo dei chiamano non primi, dice mai di no. è stato anche, devo Sì. dire, ringrazio pubblicamente qua Tiziano che mi ha mandato le congratulazioni. Lui è stato il primo, anche se ci sono state polemiche nel nostro derby della San Vito Lanciano, è stato il primo che mi ha chiamato e mi ha dato le congratulazioni. Grande Questo signore, grande Catenaro, sì, sono grande signore. Lo stesso d'accordo. ringrazio anche Tiziano, che è stato veramente molto Buonasera, gentile un per quello che. caloroso saluto a tutti, ottima trasmissione, in particolare a Gino Guerra da Maurizio. E poi Forza Ortona ha fatto un girone di ritorno importante, il San Salvo grande squadra, un grande mister, molto sportivo. Speriamo in tribuna non ci sia Mario Lauducci perché con il suo mitico occhialino nero da iettatore ci ha portato un po' male nella partita a Francavilla con il Villa 2015. Ma guarda, si sono confusi con mio fratello, perché io le No, 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 partite. parlano di tuo fratello. Parlano Di di Mario, 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 Mario. Pensavo Salutiamo c'era il nessuno. grande Mario Va bene, una Lauducci. battuta, Lo va voglio in molto studio simpatica. insieme a Salutiamo il te. Era tifoso. un mio desiderio da inizio Ah, trasmissione. sì. Vediamo se riusciamo a realizzarlo nella prossima puntata. Vediamo un po'. Andiamo, allora ci scrivono, Elenio, che quello che abbiamo spiegato non è corretto. Sempre Nico Peca ci dice che non, quello che hai spiegato non è corretto. Non so Se dove. lui può chiamare e dire, io ti dico che la
le due squadre che retrocedono, cioè le prime allora due andiamo che... nel, a vedere i playoff chi... del girone C e poi anche i playout. Allora, parliamo dei playoff. Rapino Francavilla, San Salvo, Ortona. Elenio. Adesso Rapino, faccio un esempio per no, andiamo prima su, sui pronostici, poi parliamo dei playout. Sì, dei playoff. Io penso che vinca il Rapino. San Salvo Ortona? San Salvo. Chiedo soltanto Rapino Francavilla. Allora, dico Rapino perché è allenato da un, potrei dire, da un mio fratello, un ragazzo che conosco da tantissimo tempo. E quindi dico Rapino. Però, in caso di vittoria, chi sarebbe meglio incontrare? Sempre Rapino. Rapino. Sempre Rapino. Perché non l'incontro a Rapino. Bella e questa volta, vediamo un po' che succede, caro Valerio. Mister... Nel caso. Rapino San Salvo. Anche se l'Ortona, come dicevano loro, ha fatto un girone di ritorno importante. Tiziano? Non commenti. Tiziano. No, non lo fa commentare perché può darsi che poi potrebbe... No, potrebbe... no, è una battuta. Vabbè, sono di vabbè, ti faccio commentare i playout allora. Cosa? Lasciamo perdere i playoff, andiamo sui playout. Va bene, andiamo avanti, dai. Casolana Atessa. Casolana. Lanciano Castelfrentano. Castelfrentano. Va bene, Elenio, ritorniamo a spiegare i playout. Ecco, in questo caso Casoli Atessa, se perde, come diceva adesso, la testa retrocede direttamente. Lanciano, Castelfrentano, chi perde retrocede. Confermiamo questo... Giusto? Sì, da quello che so io dovrebbe essere così. Ecco così. Poi c'è una finale. Esempio, Casolana-Lanciano. No, mi sa che Lanciano gioca in casa perché arriva da prima. Il Lanciano, se vince, si salva. Si salva. Quella che perde la finale va a giocare con le altre due che hanno perso le altre finali. Di queste tre, come i playoff, due retrocedono. Sì, anche perché come viene fatto prima, ne retrocedono tre per girone e non cambiava nulla dalla situazione che c'era negli anni precedenti. Se non devono riformare i campionati, dovrebbe essere così come ha detto... Tanto ci scrive perdonatevi ma non è così, io adesso la chiamata non posso riceverla. Vabbè, domani Dio provvede. Se hanno cambiato io è così, non è, e come per esempio per l'Eccellenza c'è stato un po' di problemi perché non c'era più la questione di punti, c'era una questione di non so chi adesso, Sant'Egidiese c'è, aspetta la finale. C'è prima una sesta e la sest'ultima con un'altra squadra. Chi perde va a fare la finale con la Sant'Egidiese. C'è un'altra opportunità in Eccellenza. Simona, ti rubo un secondo, altrimenti mi dimentico o non lo vede più la puntata. Salutare un carissimo amico, un personaggio di livello nel calcio che è stato, Gino Iachini, che ci segue sempre. Ti ricordi Gino Iachini? Presidente della Rosetana, cioè un personaggio veramente unico. Saluto. Ciao Gino, buona visione. Un abbraccio. Ci scrive Coccia che stiamo sbagliando, quindi qua mi spavento perché poi se la prende con come me. Si dice sbagliare è umano, no? Quindi allora. Allora aspetta che adesso Tiziano mi scrive il tutto, intanto io stavo col telefono perché stavo controllando tutte le classifiche di prima categoria per fare i complimenti a tutte le società che sono andate bravissima, in promozione, quindi nel girone A il torno in parte. Bene. E poi nel... girone B, il Real Casale. E salutiamo l'allenatore Dorazio, mio amico, complimenti per la vittoria. Il re dei campionati di prima categoria, Dorazio. Bravo.
Nel girone C, l'Elicese. L'Elicese ha vinto meritatamente, dopo un solo anno è tornato tra i grandi, voglio dire, nel calcio che conta. Hanno fatto veramente un'impresa, complimenti al mister Maiorani. No, questa la grafica è della settimana scorsa, ecco. È errata, manca una partita. Al direttore sportivo, a tutta la società dell'Elicese. Invece nel girone C, Universal Roseto, Casoli 1966, Sparezzo. Sono a 64 punti entrambe. Quindi ci sarà uno spareggio. Sì, no, togliamolo questo perché lì mancano. Comunque ha azzeccato, hai detto bene, Simona. Dei punti, sì. Cosa? Quelle che hanno vinto sono quelle. Allora, aspetta che ci stanno scrivendo messaggi. In tanti. Andiamo su quello che ci scrive Coccia, così almeno siamo tranquilli. Ecco, bravo, una sola retrocede. 6 già sono retrocesse. Totale ne scendono 7, quindi 2. 4, 6, retrocede una sola. E di quelle tre squadre. E di quelle tre squadre. Quindi ogni girone? O... No, 7 squadre in tutto, non posso sosteggiare. Quello che abbiamo detto. Allora, quello che hai detto. 2, 4, Elenio, 6, 2 sono retrocesse a girone, le perdenti dei play-out si incontrano, chi perde retrocede. Questo l'ha detto anche lui. Chi vince va a fare il triangolare con gli altri gironi e ne retrocede una. Totale a retrocedere sono 10. Ci scrive Matteo Deusanio. Ah, Matteo. Tiziano Coccia, chi vince i playout si salva. Chi perde chi accede in un girone a 3 dove 2 si salvano e una retrocede. Io sapevo forse complicatissimo incontrare. Quest'anno con vabbè, il ritorno a 2 si giocano le partite poi quelle dice, che secondo me come che detto, sono rose fioriranno Simona domenica si gioca no? Ringrazio Lauducci per aver già fatto retrocedere il Lanciano 1920 ci scrive perché faccio l'allenatore del Lanciano 1920 io no non risulta non sono neanche di vicente non ho visto mai una partita quindi già ho fatto retrocedere lo so ho questa potenza Simona, questa potenza di far retrocedere. Non so perché io del Lancia 1920 non so nulla perché infatti insomma conti, sono sempre stati in silenzio stampa. Quindi ne salgono 4 e 1 a 5. Un saluto a chi ha fatto questo messaggio. Tu devi arrivare cioè, a 38. Va bene, se... soltanto un commento per concludere perché stanno arrivando tanti messaggi su questo quindi devo far commentare. Salvo, qualche domanda. No, un secondo devo far commentare il mister su questa intervista del DS Miccoli, insomma, dove dichiara che ha fatto tutto lui. Sì, ma nessuno gli toglie il merito. Io dico che comunque c'è una persona che è nel presidente, che è una persona che capisce di calcio, che sa di calcio, e diverse persone è stato veramente lui a contattarle perché le conosceva, punto. Quindi il merito va a tutti se si è riuscito a far bene. Come ho detto prima, il merito è di tutti, da partire noi abbiamo, da... abbiamo specificato come sono andate effettivamente le cose. Sono un paio i sei riconfermati, che possiamo fare i nomi, quelli già ci stanno, quindi non sono acquisti, diciamo. Tre li ha presi c'è il lavoro di tutti dietro, c'è sempre il lavoro di tutti, però va dato merito a un presidente che è stato sempre nel mondo del calcio, che mastica calcio da mattina alla sera, quello che lui ha fatto, punto. Sì, presidente, io non ho detto niente di male no, a nessuno. Ma anche nessuno ha detto quello. E non detto do demeriti al direttore. Il direttore ha i suoi meriti, tanto se ci si è salvati, ci si è salvati tutti quanti insieme. Cioè, se si faceva male, probabilmente chi stava facendo male ero io, ovvio. Quindi cioè, il merito è sempre i confermati, il Pretara, Vedovato, Marcedula, aiutami, poi chi ci stava? Io so. Di Muci che poi dopo non ci stava più, è andato in un'altra squadra. Io ti posso dire gli acquisti no, che sono acquisti. Stati fatti. Vabbè, mi potete rispondere perché avevo tanti messaggi, quindi dovevo leggerla per forza. Guarda, ti dico subito, gli acquisti sono stati Mandrone, Di Giocchi e Petre. L'ha fatto il presidente. Più Carmine. Io chi l'ha fatti, non l'ha fatti, io so che sicuramente Mandrone l'ha fatto sicuro il presidente perché l'ha visto giocare a calcetto. E quindi l'ha preso d'estate e Bonati si era anche arrabbiato.
E quei 5, quindi questo 6, lo so per e quei certo. 5-6 gli altri che già ci stanno sono stati riconfermati. Quindi non è che ci sono stati grossi acquisti. C'è... Poi il merito, come dice lui, è partito. Okay, allora, un saluto al ministro che è dietro le quinte in regia con Ivano. Ah, quindi ecco. Lo salutiamo. E poi un saluto particolare a Gino Ciavatta, direttore generale del San Salvo, che si trova dietro le quinte della vostra trasmissione. Lo salutiamo, ciao. Se vuoi, puoi entrare a salutare, credo che non ci sia un problema di telecamere. E chiudiamo parlando con il San Salvo, insomma, parlando del futuro e di quella che sarà la partita di domenica. Parte la partita di domenica, un flashback velocissimamente, il momento in cui c'è stata questa svolta, vi siete riuniti, vi siete guardati negli occhi, cosa è successo per cercare, guarda, c'è stato questo, diciamo, il San Salvo odierno. Insomma, volevo in chiusura poi dire due cose, ma una ne approfitto per dirla adesso. Qual è stato il momento? Intanto la cosa che volevo dire era ringraziare i tifosi, perché noi abbiamo una tifoseria clamorosa, veramente ragazzi eccezionali, non ci hanno creato una multa, un danno, fuori casa sempre perfetti, cioè, sono stati veramente clamorosi. E come dico sempre a loro, forse loro sono già di un'altra categoria, ok? E quindi tu adesso mi dirai, la domanda era dove è stato lo sblocco. Noi abbiamo avuto una forte contestazione, fortissima contestazione, con il Lanciano 1920 in casa, con loro stessi. E il lunedì, insieme alla società, ho preteso una riunione con i capi, con i ragazzi, vabbè, più che capi, proprio, sì, capi, sì, tra, sì. È brutto anche dirlo. Con maggiori esponenti della tifoseria. Con questi ragazzi, dove abbiamo spiegato in quella sede, un lunedì, quelli che erano i progetti della società, avevamo chiesto del tempo, quindi ci saremmo risentiti eventualmente a marzo, spiegando alcune dinamiche anche di mercato, ok? E allora era stato chiesto un appoggio incondizionato fino a quel periodo. E quindi se tu mi chiedi qual è stato il momento di svolta, è stato il chiarimento con loro quel lunedì nella sede. E da lì poi è partita fiducia alla squadra, fiducia all'allenatore, fiducia in noi stessi. Quindi quello, consapevolezza quello dei propri mezzi. È stato essere chiari direttamente con loro. Qual era il progetto, quali erano le ambizioni, il motivo per quale si era fatto un certo tipo di mercato, il cambio che si era fatto di alcuni giocatori importanti che erano presenti con noi da tanti anni. Quindi lì è stata la nostra svolta. Bene, bene. Il futuro? Già ci state pensando o se ne parlerà dopo la partita? Step by step, prima ecco. Insomma. Ma però io ti rigiro la domanda. Sì. No? Diciamo che tutto va bene, quindi devi approntare una squadra per l'eccellenza. Quindi proprio nella riunione fatta ieri con la società non cambia niente. Nel fare una squadra di vertice in promozione è la stessa che si debba salvare in eccellenza. Le due squadre si equivalgono, perché se vinci il campionato di promozione sei già pronto per fare una salvezza in eccellenza, certo. Quindi intanto devi approntare una squadra importante, già sai i ruoli che mancano. Io ti dico, con questa squadra sicuramente sì. Con almeno quattro giocatori da eccellenza importanti puoi dire la tua con questa squadra. Vabbè, cambia anche vuole... c'è il fattore anche di fuori quota, perché quest'anno è 2004, sì, 2005, 2006. Sì, prescindere, dico quattro, almeno i quattro forti, a prescindere, diciamo così, l'età, ci vogliono di eccellenza. Perché fuori quota fanno la differenza. Sì. Ci vogliono giocatori strutturati, intanto fisicamente strutturati, perché è un campionato importante, tecnicamente validi, certo. Disponibilità negli allenamenti. Perché si allena nel pomeriggio in eccellenza, non più la sera. Che abbiano ti posso dire, una spesa sostenibile. Quindi quando cominci a mettere tutti questi paletti non è che ne puoi prendere poi tanti, no? Sì. O c'hai occhio, o c'hai fortuna, o li hai nel settore giovanile. Ma tu in questo sei maestro, io lo so. No, devi avere occhio, un po' di fortuna. La cosa migliore è averli nel settore giovanile. Se li hai nel settore... Noi abbiamo, sottostante la nostra società amica, che ci ha creato dei ragazzi che, devo dire onestamente, il Mister Manes ha inserito a piene mani, sia dalla Juniors, e ultimamente si stanno andando con noi anche dei ragazzi degli allievi. Poi abbiamo visto anche livelli importanti. Una volta... Non voglio dire quando giocavamo noi, perché torneremo troppo indietro e non è questo il caso.
però eri bravo o non eri bravo, non c'erano fuori quota, quindi oggi non li dobbiamo neanche più valutare come tali. Se sono bravi, giocano e vengono in squadra. Se pensiamo sempre fuori quota, ci facciamo del male da soli, perché aspettiamo sempre che... Quindi io, guarda, domenica ha fatto una partita clamorosa, un nostro fuori quota, che non sembrava neanche fuori quota. Quello che dicevo io prima, io ho un fuori quota 2004 che non è un fuori quota. Cioè è già pronto. Non è neanche di questa categoria, quindi molto forte. La differenza poi è quella. Fa la differenza. Poi è chiaro, come ti dicevo prima, la nostra società deve crescere nella totalità della società, quindi nel parterre. Guerra, ovviamente tu sei uno di San Salvo, doc, nato, giocato col San Salvo, vivi il paese, vivi la maglia, le tue emozioni dopo una partita, e chi ti sente di ringraziare in questo momento? Allora, sarò ripetitivo, ma in primis tutto quello che tu hai detto della maglia, del sentirsi la città così, io l'ho riscontrato veramente nella nostra tifoseria. Loro non so dirti se vengono più per la squadra o per la città, quindi forse le due cose si sposano, quindi ripeto nuovamente loro e poi ai due presidenti e a tutte le altre persone sottostanti, perché sono persone senza le quali forse io non mi sarei neanche più riavvicinato, perché sai che ogni tanto mi allontano, però loro meritavano questa fiducia. E persone squisite, persone serie, persone affidabili sotto il profilo economico, fanno sacrifici anche personali sotto il profilo economico, quindi ce ne vorrebbe qualcun altro in più, perché la piazza merita, la piazza, un po' quelli che è il parco dirigenziale, ma anche di coloro che ci danno una mano, si usa sempre dire, no? Porta borracce, magari ce ne fossero, che sono numericamente, la società, ecco, numericamente importanti. Bene. Direttore, io la ringrazio tantissimo di essere stato con noi. In bocca al lupo per domenica e per il proseguo. Ci vedremo a San Salvo, verrò spesso a San Salvo quest'estate. Veniamo. Quindi con molto piacere. Tiziano, loro possono stare tranquilli perché insomma, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Perdonami, ti rubo veramente un minuto. Certo. Ci tenevo perché con lui ci vediamo spesso. Riguardo al Migliani che ho lanciato, ho seguito altre trasmissioni e quant'altro, no? Ora io vivo la nostra realtà, che è chiaramente quella che è, però volevo ho fatto prima un passaggio Elenio, quanto è difficile gestire una situazione che loro hanno vissuto, e sicuramente pochi sanno veramente quello che hanno passato. Io posso soltanto sentire l'odore o sentire un altro, perché capisco le nostre difficoltà, che sono state, come ti dicevo, una società molto presente, però con problematiche quotidiane, settimanali, quindi immagino quello che hanno potuto passare, quindi intanto complimenti. Hanno vinto il campionato anche perché hanno sofferto tanto, quindi complimenti a tutti coloro che hanno saputo mantenere dei momenti. Avrebbero vinto, insomma, molto tempo fa senza queste... Ci hanno dato però la voglia di arrivare... Io ti ricordi, anche io ti rubo, noi eravamo una squadra antipatica, adesso l'ultima volta ho detto speriamo di lanciare un'operazione simpatia. Io ho conosciuto questi nuovi soci veramente con persone che vogliono fare, stanno chiedendo aiuto, perché come dice, impariamo da San Salvo che l'unione poi alla fine... Da tanto, perciò un ringraziamento pure io ai tifosi lo voglio fare, e poi dedico a questa nuova società ai giocatori, che veramente professionisti, che senza prendere stipendio per tanto tempo hanno continuato a fare allenamento, a impegnarsi e a concentrarsi. E poi, se permetti, la voglio dedicare a Nicola D'Ottavio, che come me è stato l'artefice di questa grande vittoria. Grazie mille Elenio di essere stato con noi, grazie mister, grazie a voi, grazie mille. Tiziano, dove andremo domenica? Ce la facciamo ad andare a vedere una partita insieme? Sì, allora ci sentiamo sabato, dai. Sì, poi insomma mi dà le sole Tiziano, perché poi dicono no, non venite, è colpa sua. Lo scegli tu, dai. Scelgo io? Sì. Playoff no, o playout? Non lo diciamo. Adesso, dai. Vabbè, io ho un'idea, poi te la dirò. A farmi spenti ve lo dici, dai. Casolana... Cosa? Casolana adesso. No. Sono già stata
andiamo qualcosa in un posto vicino, dove non siamo. Già l'avevi detto che sto andando a vedere il più vicino, non puoi andare a Rapino. È il tuo Cugnoli. Ma hai detto Cugnoli prima, lontano, dai, su. Prima hai detto Cugnoli. Va bene. Prima hai detto Cugnoli. O, no, l'hai visto domenica il Cugnoli, uno a testa, devi venire giù in C perché mi scrivono sempre. Qualcosa andrò a vedere, dai. Andiamo a San Salvo? Non so, che può essere anche, dai. Va bene. Vediamo anche le condizioni meteo. Le partite non le vedo perché non vado a mai sullo stato con l'ombrella a vedere una partita, assolutamente. Allora vi lasciamo al processo di Biscardi, vi ringrazio di essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento domenica con Abruzzo Gol insieme a Tiziano Coccia e martedì prossimo insieme a Tiziano Lauducci con Promozione Abruzzo. Buona settimana a tutti. Ciao a tutti.